Ciao a tutti amici del canale, bentornati! Oggi siamo qui per un video, come avrete letto dal titolo, setup dell'agenda olografica di Tiger. Quindi, per chi avesse acquistato l'agenda olografica, sa benissimo che dentro è semplicissima, non c'è nulla. Io non ho ancora iniziato ad utilizzarla perché ovviamente devo andare a farle un minimo di setup. Avevo deciso di farla ovviamente a tema unicorno perché essendo olografica mi richiama appunto il tema unicorno. Ho deciso di farlo con un video insieme a voi, quindi andremo a sistemare questa imperfezione che praticamente quasi tutte le agende hanno, magari alcune davanti come la mia, altre invece ce l'hanno dietro. Ecco, io l'unica tra virgolette pecca che ho dietro è, non so se si nota qui dove c'era attaccata l'etichetta. Comunque vabbè, dietro non è un problema, per il davanti invece ho già un'idea di come sistemarlo. E poi faremo anche qualcosina all'interno, giusto per abbellirla un pochino. Niente, passiamo quindi sulla scrivania così iniziamo a stappare la nostra agenda. Allora, iniziamo subito con il coprire questo, questo difetto. Allora, io per coprirlo andrò ad utilizzare questa patch, sarebbe termoadesiva, quindi sarebbe da stirare sui tessuti. Queste le avevo prese da Tiger. L'unica cosa che ovviamente sulla copertina dell'agenda non posso andare a stirarla, anche perché questo materiale col ferro da stiro si rovina assolutamente, per cui niente colla, scusate, niente ferro da stiro. Ecco, come vedete qui ci sta proprio il pennello e va a coprirmi questo brutto segno. Allora, per applicarlo utilizzerò la colla, utilizzo questa della Bostik, super chiaro, è un adesivo super forte a presa rapida, per cui iniziamo. Allora, l'ho fatta riposare un attimino e poi possiamo applicarla. Speriamo di non fare danno. Ok, tutto a posto, non è uscito niente dai lati, perfetto. Praticamente sta già attaccando bene, quindi perfetto. Abbiamo anche questo arcobaleno, che voglio andare anche questo ad attaccarlo. Potrebbe mettere qua, o addirittura anche qui in fondo, qui c'è il portapenna. Allora, intanto la penna che poi andrò ad inserire sarà questa unicorno che avevo preso da Legami. Qui rispetto alle agende normali non abbiamo le taschine per mettere le clip o altre cose, però nessun problema. Sì, forse qua dietro è inutile mettere adesivi, ok, perché tanto sono in fondo, quindi questo lo applicherei qui. Poi ho anche questi stickers in finta pelle, sempre presi da Tiger. Può darsi che se fate un salto da Tiger li troviate ancora, perché ogni tanto ci sono anche le cose, diciamo, vecchie. Quindi io andrei ad attaccare l'arcobaleno qui, qui attaccherei l'altro unicorno e il diamante. Allora, andiamo con l'unicorno. Quindi sempre con il Bostik vado ad attaccare l'arcobaleno. Allora, ci ho pensato un attimino e l'arcobaleno io lo vedo proprio bene qua,
Quindi farei così. E quasi quasi io andrei a tagliare la parte che cede. Benedite, a me piace, dai. Sono riuscita anche a tagliarlo bene. Speriamo che duri nel tempo, se no, vabbè, pace. Quindi la copertina è decorata. Allora, nel frattempo, sposto un attimo l'agenda. Allora, nel frattempo ho acceso la plastificatrice perché andremo a plastificare un paio di cose. Innanzitutto la copertina, quindi questa dashboard. Allora, se, molto semplice quello che ho fatto. Ho preso delle immagini dal web, quindi ho preso questo unicorno e la nuvoletta. Le ho messe insieme sul computer, ci ho scritto sopra 2018 e ho stampato il tutto, quindi niente di più semplice. Quindi andrò a plastificarlo, a fare i buchi e poi a metterlo in agenda. Ovviamente l'ho fatto delle misure dei fogli, che sono 9,5 x 17. Allora, voglio utilizzare anche gli washi tape. Allora, ho questo che avevo preso su AliExpress, questo con gli unicorni, e vado a metterlo qui sotto. Ma non sta male neanche così, anche se copre un pezzettino di... quindi lo lascio così. Sopra invece non lo metto, e lo metto anche dietro. Vado ad arrotondare gli angoli. E questa è pronta per essere plastificata. Prima di plastificare, però, ho un'altra cosa da fare, e cioè il segnapagina. Allora, anche per questo ho riportato sul computer questa immagine delle nuvolette con l'arcobaleno. Ho fatto la scritta today, poi ho duplicato l'immagine di fianco e ho stampato. Vado a piegarlo a metà, però prima vado ad incollare il righello. Anche per il righello ho stampato su carta da lucido o carta vellum il righello. Questo è lungo 20 cm, però ovviamente non ci sta tutto e lo taglio a 17,5. Ok, quindi andrò ad attaccarlo qui. Ecco, magari tolgo un pezzettino così non copre. Attacco utilizzando questa colla. Poi vado ad incollare il segnapagina, che però farò utilizzando il biadesivo. Perfetto, ora vado a plastificare il tutto. Allora, ecco, ho messo dentro nella plastica e ora vado a plastificare. Ok, ora vado a tagliare. Ecco, quando plastificate, mi raccomando, state attenti a non tagliare al bordino, proprio a bordo, perché altrimenti si apre. Bisogna tagliare al di là dove si vede la l'incollatura, diciamo. Spero di essermi spiegata. Perfetto, ho anche arrotondato gli angoli per non pungerci. Allora,
andiamo a fare i buchi per inserirli in agenda. Allora, prendo un foglio e vado a prendere le misure, perché appunto il, come si dice, il segnapagina non ha, non è grande come i fogli, quindi per non fare pasticci vado a prendere i fori a mano. Quindi faccio i segni, prendo la foratrice con un solo buco. Come al solito faccio i tagliettini di modo che la segnapagina si può inserire senza dover aprire gli anelli. Allora, per evitare pasticci io provo a bucare questo, ok, per vedere se vengono giusti e vengono corretti, per cui vado. Ok, siccome mi è già capitato in passato di sbagliare, stavolta voglio fare le cose giuste e quindi facciamo le prove. Perché quella foratrice lì a 6 fori va bene, però se si fanno i formati leggermente diversi viene un macello. Quindi ho la mia copertina e la inserisco. Ed inserisco anche il mio segnapagina, così vediamo un attimino. Perfetto, e anche l'agenda chiusa, vedete, esce fuori e sta bene. Ok, allora mettiamo un attimino da parte ancora l'agenda, perché adesso abbiamo un altro lavoro da fare. Allora, vediamo come posso utilizzare questi bigliettini che avevo comprato sempre da Tiger, erano sempre della collezione Unicorni. Allora, si possono utilizzare, io avevo pensato di utilizzarli o proprio come copertina di un inserto del Midori, oppure si potrebbe fare, ho pensato di fare una taschina porta adesivi, porta stickers, però se la buco dovrei andare a tagliare un pezzo, perché come vedete se io la metto così poi non ci sta più. Però, visto che in fondo non abbiamo nessuna tasca, questa si può tranquillamente inserire qua. Quindi lasciarla qui così, che tanto quando si chiude non dà fastidio. Poi, ovviamente, non andrò ad incollarla perché è decorata anche dietro. La fermeremo in qualche modo. Adesso andiamo a lavorare sulla tasca prima di tutto, così questo bigliettino invece penso di non usarlo, perché appunto utilizziamo questo e quindi lo metto da parte. Allora, adesso entra in gioco un altro strumento che io ho già messo a scaldare ed è il fuse. Il fuse serve per fare delle bustine. Ad esempio, io ho preso questa cartelletta di quelle trasparenti che servono per i raccoglitori. Vedete che sono chiuse con dei tratteggi. Praticamente il fuse fa la stessa identica cosa. Ora io devo creare, non so, un paio di paginette, 2 o 3 paginette da inserire qua dentro. Quindi questo è grande, 11,5 ed alto 17. Vediamo se noi lo pieghiamo a metà. Quindi io direi di piegare la busta a metà, questa è alta 30, dividerla a metà, quindi farli leggermente più piccoli. Quindi vado col taglierino a tagliare a metà. Eccomi. Quindi sarebbero 1, 2, 3, 4. Cosa che escono un pezzettino, quindi vanno tagliate ancora un pochino. Allora, ok, non fuoriescono più, perfetto. Se non avete il fuse potete utilizzare il nastro biadesivo.
Allora, il nostro inserto per gli stickers ora va rilegato. Potete scegliere o di cucirlo a mano, quindi fare i buchini e cucirlo, oppure se avete come me la pinzatrice a braccio lungo. Io avevo preso questa su Amazon, anzi magari vi lascio il link nell'info box, fate conto che l'ho pagata 10 euro, quindi una stupidata. Quindi a un certo punto, se siete amanti dei midori o fate inserti, vi conviene comprare questa e siete a posto. Ora vado a inserirlo. Allora, cerchiamo di metterli bene. Perfetto, quindi questo è il porta inserto, porta stickers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porta stickers o quello che volete, quindi 6 bustine. Allora, apriamo la nostra bella agenda e ovviamente a un'agenda non può non mancare un charm. Io ho questo unicorno che avevo preso da Claire's, molto carino, è un portachiavi, è un unicorno pelosotto, bello morbido, con attaccati questi 3 cuoricini in acrilico color pastello, molto belle, e il classico portachiavi. Ovviamente non lo utilizzo come portachiavi, ma finirà come charm della mia agenda. Inserirlo qua in alto non va bene perché è corto e non uscirebbe. Allora lo inserisco in basso, di modo che mi fa tipo da segnapagina, quindi esce sotto. Semplicemente apro gli anelli e lo inserisco tutto qua. Quindi ho anche il charm carinissimo. Poi sempre da Tiger avevo comprato queste spillette. Ora, I love you e questa col gelatino non serve molto, però l'unicorno e anche qui questi possono andar bene. Tipo qua sul today ci potrebbe stare. Quindi qua sul segnapagina lo vado ad inserire. Allora, mi procuro un punteruolo. Spilla non dà per niente fastidio, quindi ci sta bene. Ci potrebbe star sulla copertina, ma anche qui sinceramente di bucare la copertina non me la sento e quindi niente. Ora vado a riprendere il mio inserto e potremmo abbellirlo ancora con gli washi. Per esempio posso usare questo, anzi questo qua è un deco perché è lucido. Perfetto, quindi prendo l'agenda e come vi dicevo vado a inserirla qua in fondo. Allora questa la potrei fermare con una clip. Non vorrei che mi si rovina la copertina, esatto. Quindi non vado a fermarlo perché sennò si rovina la copertina. Possiamo lasciarlo tranquillamente dentro così perché tanto non si perde. Allora come ultima cosa vado a inserire la penna. Appunto vi dicevo questa della Legami degli unicorni che ci sta davvero bene. Con la penna dentro, con questa penna dentro, ahimè, l'agenda non si chiude. Hanno fatto il portapenne, cioè io dico, con tutti i posti che c'erano mi hanno messo il portapenne qua. Ho fatto veramente un portapenne del cavolo, scusatemi, però davvero. Questa della Bic. A parte che, cioè io dico, hanno fatto un elastico gigante. Cioè, guardate, un momento ci passa il mio dito. Quindi le birre, qualsiasi birra mettete dentro, scappa giù. Proviamo a mettere questa che c'ha la presa, però se spingo troppo va fuori.
Allora, con questa si chiude, però deve essere inserita così. Quindi, vabbè, in teoria non dovrebbe scappare. Allora, diciamo che hanno toppato alla grande con questo portapenne, perché a questo punto non lo mettevano e facevano prima. O comunque, cioè io dico, mettetelo più in alto, no? Vabbè, niente. Mi spiace, ero così felice perché ho detto l'unicorno, la penna unicorno la utilizzo con questa agenda, invece no. Va bene, la terrò nella mia postazione, nessun problema. Ok, quindi riepilogando, questa è la mia agenda di Tiger olografica unicorno setappata. Non so ancora per che cosa la utilizzo, devo ancora pensarci. Comunque intanto l'ho preparata e la copertina appunto è questa. Al suo interno abbiamo allora abbiamo il charm. Qui abbiamo la tasca e sopra ho inserito appunto questi adesivi, questo in stoffa e questo in finta pelle. Questa è la mia copertina 2018, il mio segnapagina con il righello e qui con questa bella spilla unicorno. Poi ho dentro i suoi fogli, che sono tantissimi, sono tutti bianchi a righe. E infine in fondo la taschina porta stickers o porta qualsiasi cosa volete, fatta appunto con un biglietto di Tiger. In fondo non c'è nessuna taschina e la penna che ho deciso di inserire è questa color argento. Scrive nero, è un'edizione limitata della Bic. Spero che questo mio video, anche se è stato un po' lungo, vi sia piaciuto. Spero che vi sia piaciuto come ho decorato la mia agenda e ci vediamo in un prossimo video, sperando che mi venga in mente che cosa farne e quindi poi mostrarvi che cosa ho fatto. Mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, perché è importante l'iscrizione, mi raccomando. Attivate anche la campanella, così ogni volta che carico un video verrete avvisati. Lasciatemi un commento. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!